Noi diciamo, viviamo doppiamente il peso della responsabilità e della distanza, perché se è vero che siamo pagati poco, ancora di più questo incide sui dirigenti pendolari, quelli che come me insomma spendono anche 1000 euro al mese per spostarsi. Io faccio 220 km al giorno in macchina perché non ci sono collegamenti validi per poter consentire al dirigente di stare al mattino al suo posto di lavoro, il che significa che faccio 5000 km al mese in auto, con l'esigenza ovviamente anche di cambiarla spesso. Tutto questo aggrava ancora di più la situazione nel Lazio, dove i dirigenti da 4 anni e più non percepiscono nemmeno una parte dovuta del loro stipendio, la parte variabile, solo nel Lazio fra l'altro. Questo è soltanto per parlare della condizione economica. Da 4 anni siamo strappati alle nostre famiglie per un concorso nazionale. È evidente che ormai in Italia insomma si accede ai pubblici uffici soltanto per concorso o per ricorso, perché questa è la situazione del nostro paese, nonostante insomma il ministero si chiami Ministero del Merito. Per quanto riguarda le nostre scuole, diciamo la situazione di un direttore d'orchestra, perché questo è il dirigente, sarebbe diciamo sicuramente più facile se la musica che dobbiamo suonare fosse una musica leggera, anzi leggerissima, invece non è così, è molto pesante, perché ogni giorno siamo aggravati da una burocrazia inutile, la privacy, l'ANAC, i monitoraggi, che ci impedisce di esercitare la nostra funzione di leadership innanzitutto educativa. I ragazzini che ascoltiamo ogni giorno nelle nostre presidenze perché hanno problemi reali da gestire, la cui disciplina insomma spesso non è gestibile dal docente in aula, e non si meritano un dirigente, un preside, chiamiamolo col vecchio nome, strappato a loro dalle burocrazie inutili. Questa è la situazione.